Buongiorno a tutti, mi sentite? Federico, per favore, puoi darmi un check se mi senti bene? Ti sento. Buongiorno a tutti, sono Orlando Falcone, faccio parte della famiglia dell'Information Lab da circa 2 anni e sono un consulente a Trix Tableau. Come diceva prima il mio collega Federico, sono entrato a far parte di Information Lab grazie al loro programma Data Academy, dove mi hanno fornito tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per imparare a sviluppare Dashboard e per imparare a utilizzare i flussi di Alteryx. Quest'oggi, come da titolo, andremo a vedere, diciamo, andremo a fare una presentazione sulle reti di Tableau. Ok, come diceva prima il mio collega Federico, possiamo definire i prodotti di Tableau in due macro categorie. Possiamo avere Tableau Prep e Tableau Desktop, diciamo che sono prodotti che sono installabili sul vostro PC. Tableau Server online e public sono quei prodotti che servono a far visualizzare i vostri lavori, a far usufruire agli utenti dei vostri lavori. Partendo da Tableau Prep, l'ETL di Tableau è abbastanza nuovo, circa 2 anni sul mercato, e permette di elaborare e pulire i dati prima di essere passati a Tableau Desktop. Ovviamente questo Tableau Prep può essere anche utilizzato. Nel mio caso abbiamo un IT interno che ci pulisce i dati, ci fornisce già delle liste pulite e funzionali, possiamo anche evitare di utilizzare Tableau Prep. Quindi, una volta passati da Tableau Prep o no, arriviamo al cuore pulsante di Tableau, e quindi Tableau Desktop. Tableau Desktop è quel programma che permette lo sviluppo dell'interfaccia, che permette tutta una serie di calcoli al fine di presentare le visualizzazioni agli utenti. Quindi, il primo blocco, diciamo che si conclude qua. Il secondo blocco è destinato a Tableau Server online e public. Questi tre ambienti si differenziano principalmente per il modo con cui vengono utilizzati e installati. Diciamo che Tableau Server ha bisogno di una macchina hardware su cui girare, quindi sarà proprio, diciamo, un eseguibile che verrà installato sulla macchina. Invece Tableau online e public sono online, appunto. Una differenza, Tableau Online è una piattaforma a pagamento data da Tableau per pubblicare le vostre visualizzazioni. Invece Tableau Public è una piattaforma, una specie di community dove verranno pubblicate tutte le interfacce con dati ovviamente non sensibili e non privati a scopo di dimostrazione, a scopo illustrativo. Pensate a tutte le dashboard sul coronavirus che stanno circolando adesso, sono comunque dati pubblici, quindi si possono pubblicare tranquillamente su Tableau Public. Ovviamente l'installazione di server online dipende anche dalle esigenze dell'azienda. Per esempio, un'azienda può voler avere al suo interno la macchina hardware e quindi sceglierà Tableau Server, oppure magari l'azienda ha una PMI che vuole approcciarsi a Tableau. E quindi potrebbe iniziare a identificare come Tableau Online la propria soluzione per visualizzare, per pubblicare le proprie visualizzazioni. Ok, passando un po' all'architettura con cui vengono sviluppate le dashboard, potete indicare come i dati, quindi lo step 1, vengono forniti dei dati, e possiamo dire già che sono puliti. Ci vengono dati in una maniera ottimale e quindi vengono dati in pasto a Tableau Desktop. Tableau Desktop le analizzerà, formeremo tutte le nostre visualizzazioni e quando il lavoro sarà completo si pubblicherà nell'ambiente di utilizzo, quindi un Tableau Server online public. A questo punto i dati sono sul server e possono essere embeddati al vero protagonista del webinar, cioè sul vostro portale. E quindi ci avrà un embedding Tableau sul vostro portale. Una volta che la parte di sviluppo è completata, potremo anche eliminare il nodo di Tableau Desktop. I dati passeranno direttamente al vostro server, che li passerà automaticamente al vostro portale. Quindi converrete con me che ogni volta che io
aggiorno i dati sottostanti, si aggiorna la visualizzazione sul mio portale. Quindi non ci sarà nessun bisogno di aggiornamento sul vostro portale dei dati, perché passerà tutto dal tableau server che avrà il compito di aggiornare automaticamente la dashboard. Quindi che cosa significa embeddare Tableau? Beh, possiamo dire che qualsiasi tipo di dashboard all'interno del vostro server può essere embeddata in una pagina web. Come ho detto, la dashboard verrà aggiornata automaticamente con i dati che fornirete, con gli aggiornamenti dei dati. E questo è molto importante perché potrete customizzare al 100% la vostra pagina web con all'interno la dashboard embeddata. Quindi perché utilizzare Tableau Embedded? Beh, come ho detto prima, perché possiamo customizzare al 100% la pagina web in cui viene visualizzata la dashboard, quindi si vede i logo aziendali, dei colori aziendali, o magari dei tool o dei software che utilizzate all'interno di un'azienda per affiancarli a Tableau. Un esempio potrebbe essere l'integrazione tra Salesforce e Tableau, in cui i vostri clienti possono vedere le dashboard interattive di Tableau e contemporaneamente cercare di inserire all'interno del cliente. Parlando di licenze, invece, le licenze che vi ho mostrato prima il mio collega, quindi la Creator e l'Explorer, danno già l'opportunità di embeddare l'dashboard, perché la funzione dell'embedding è nativa a Tableau, quindi non ci sarà nessun costo aggiuntivo se volete embeddare le vostre dashboard sul vostro portale. Passando al lato pratico, diciamo, ora vi farò vedere tramite le slide e successivamente vi mostrerò anche come i procedimenti, come embeddare una dashboard. Allora, prima di tutto dobbiamo ovviamente avere un Tableau server, avere sviluppato la dashboard. Una volta pubblicata, quello che ci si mostra è questa visualizzazione qua, con in alto la barra di Tableau server, tutti i vari comandi e la dashboard in sé. Prima di tutto dobbiamo recarci in alto a destra, dove c'è il tasto condividi. Il tasto condividi sarà affiancato da vari tasti che ci offre Tableau server, tipo come chiedere i dati, una nuova funzione che permette di scrivere una domanda, permette di una domanda di linguaggio parlato da Tableau, e Tableau risponderà con dei grafici, con delle visualizzazioni. Poi vista originale è un reset di filtri, avvisi sottoscrivi, diciamo che potrebbero andare a braccetto, perché io potrei impostare, per esempio, il numero di perdenti attivi che vedete qua, sono 297 in questo momento. Nel caso in cui i miei dipendenti ho bisogno di sapere che arriva una mail, posso impostare un alert che manda degli avvisi quando si toccano i miei dipendenti. Ovviamente questo è impostabile per tutti i tipi di grafico all'interno di Tableau. Orlando, scusami, ti interrompo, ma l'audio si sente abbastanza male, tipo metallico, un po' lontano. Ok, un attimo che provo allora a cambiare. Provo a togliere le cuffie. Mi sentite meglio? Mi sentite meglio così? Provo a parlare, vediamo un attimo. Mi sentite meglio? Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Allora torno alla presentazione. Ok. Eravamo arrivati a... Ok, a descrivere il tasto modifica. Tasto modifica vi permette di fare una modifica superficiale alla dashboard, quindi una dashboard già embeddata, una dashboard già pubblicata sul server. Poi c'è appunto il nostro tasto condividi, dove ci arriverò subito. Il tasto scarica, che vi permetterà di scaricare un PDF o i dati della dashboard. E il tasto commento, che vi permetterà di mettere dei piccoli commenti per dei reminder oppure per far notare delle cose agli altri utenti. Tornando al nostro tasto condividi, che è il tasto interessato in questa barra in questo momento, cliccandolo apparirà questa finestra. Questa finestra ha varie funzioni, tra cui questa scritta qui che
recita come codice, copia il codice di incorporamento. Cliccando questo codice di incorporamento, automaticamente Tableau copierà il codice per far sì che l'embedding avvenga in memoria. Quindi un classico copia e incolla, per intenderci. Una volta che questo codice sarà in memoria, copiato avrà questa attenza qua. Saranno una decina di righe di codice, molto semplici, dove ci sarà una source che punterà al vostro server, in questo caso usato il server nostro aziendale, e più una serie di parametri che permettono di modificare e permettono la buona riuscita dell'embedding della dashboard. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, sembrerebbe che non è cambiato nulla, ma in realtà siamo in un'altra pagina web, quindi non siamo più all'interno di Tableau Server, ma siamo in una pagina indipendente da Tableau Server. Ovvio, avrà una connessione al nostro Tableau Server, perché se no non potrò avere tutte le interazioni, tutte le informazioni necessarie. Però come vedete, adesso io sto puntando a un path, a un indirizzo interno. Non sto puntando più a Tableau Server. Vedete, qui siamo su Tableau Server, abbiamo questa interfaccia anche abbastanza statica, perché è comunque una suite solamente per pubblicare le nostre visualizzazioni, e invece qui abbiamo solamente il cuore del nostro studio, quindi la visualizzazione della dashboard. Converrete con me che, avendo una pagina a disposizione web dove voi potete modificare il codice, potete integrare tutte le funzionalità che volete e tutti gli accorgimenti che ritenete necessari. Tableau offre anche un servizio di API di JavaScript. Cosa sono le API di JavaScript? Sono tutte quelle funzioni, chiamiamole così, che permettono di far comunicare il mio codice, quindi codice HTML o qualsiasi tipo di codice front-end, con la visualizzazione, e la visualizzazione col codice. Ora vi farò vedere qualche esempio di questa API. Ok, qui abbiamo una dashboard e bendata, quindi è stato fatto il procedimento che vi ho mostrato prima. In più sono state sfruttate le API di JavaScript per avere un dettaglio maggiore qui in basso. Quindi al click io ho il dettaglio di quell'item, di quell'elemento lì, qua in basso. Ovviamente questo, come vedete, è esterno a Tableau, perché l'embedding parte da questa barra, finisce qui, e questo è esterno. Quindi questa è una particolarità che si può sviluppare con le JavaScript API. Passiamo al secondo esempio. Ok, qui è sempre una dashboard sugli uragani in America, dove si ha il bisogno di esportare i dati. Come vedete, ho la dashboard interattiva come se fosse un Tableau Server. Io, selezionando vari filtri, per esempio voglio solamente Alex, se clicco Get Data, che è un elemento esterno alla dashboard, ottengo tutte le informazioni in formato JSON di Alex nel 2010. Se io ovviamente voglio cambiare, non voglio più Alex, ma voglio informazioni di tutti quanti, ricliccando su Get Data, ovviamente i miei dati saranno in base ai miei filtri. Passando al terzo esempio, abbiamo un esempio di JavaScript API per l'esportazione di PDF. L'esportazione di PDF può venire anche tramite i tool che ci propone Tableau, ma diciamo che questa barra può essere anche nascosta da codice. Se io ho bisogno, per esempio, di allinearmi al layout del mio portale, posso nascondere questa barra e posso crearmi dei bottoni, come desidero io, per l'esportazione di PDF. Cliccando su Export, mi apparirà questo pannello, e potrò decidere che tipo, quale vista importare, le proporzioni che dovrà avere la vista,
il tipo di PDF, il formato, la grandezza del PDF, se in verticale o orizzontale. Cliccando su scarica, Tableau mi genera il PDF, ok, scarica, lo scaricherà in locale. Come vedete è la rappresentazione della dashboard. Ovviamente se io filtro, per esempio, California del Sud, abbiamo tutte le misure, tutte le componenti di quei filtri. Scaricandolo ovviamente avrò una stampa di quella visualizzazione. Passando al quarto e ultimo esempio, okay. Abbiamo il primo grafico, la prima rappresentazione, però come vedete c'è questo filtro year che abbiamo presente anche qua. Quindi sempre tramite le API di JavaScript possiamo integrare ed esportare dei filtri all'interno di Tableau, sempre per il motivo di prima. Se io per esempio questa grafica di Tableau non mi piace, non è incline, o non è conforme ai miei standard aziendali, posso esportare tutti i filtri fuori, gestirli graficamente come voglio, però come vedete il funzionamento non cambia, perché qui il filtro agirà in base al filtro che avrò esternamente, e anche il grafico ovviamente agirà in base al filtro esterno. Ok, tornando alla presentazione, vi lascio nelle slide che vi fornirà alla fine del webinar Federico un link per approfondire il discorso delle API di JavaScript. Vi ricordo che le API di JavaScript sono tutti quei connettori che permettono la connessione fra web application e visualizzazione. Passando all'autenticazione, Tableau ha pensato di usare la SSO, Single Sign-On. Cosa significa? Che una volta che voi avrete accesso al vostro portale, quindi fate la prima autenticazione, diciamo l'autenticazione aziendale, Tableau praticamente userà quella autenticazione per accedere ai dati sul Tableau Server e quindi mostrarvi le visualizzazioni. In base all'ambiente che usate, quindi parlando di Tableau Server, ci sono diversi tipi di autenticazione. Per appunto Tableau Server abbiamo l'Active Directory con i protocolli di Microsoft NTLM, che sono i protocolli che assicurano l'autenticazione, l'integrità e la confidenzialità agli utenti. Poi abbiamo Kerberos, SAML, OpenID Connect e Guest User, solo con licenza core. Qui un caso particolare. Per esempio, pensate alle banche che hanno l'home banking e magari hanno la necessità di fornire ai propri utenti tutta la parte di dati, tutta la parte di dati inerente ai loro conti. Beh, ovviamente avranno un grande influsso di utenti, quindi si utilizzano delle licenze core, dove non si vendono più licenze unitarie, ma si vendono licenze in base alla quantità di utenti che accedono al server. Per invece Tableau Online abbiamo SAML, OpenID Connect. Invece per l'autenticazione Tableau Public ovviamente non c'è nessuna autenticazione, perché è tutto pubblico, quindi se embeddo nel mio portale una dashboard che è su Tableau Public, non avrò bisogno di autenticarmi per accedere ai dati. Vi spiego brevemente come funziona l'autenticazione, perché comunque è un punto cardine, un punto che riguarda anche tipo la sicurezza dei dati stessi. E qui ho voluto raffigurare brevemente un po' il protocollo di comunicazione fra il client web browser, quindi il vostro portale, e il Tableau Server dove pubblicate le vostre dashboard. Innanzitutto, una volta che entro sul mio portale vorrò visualizzare i dati, farò una chiamata al web server con il mio nome, quindi lo username, la dashboard e se si trova in un site. Ovviamente in fase di embedding tutte queste informazioni verranno tipo incorporate dentro il codice
che avete sul portale. Quando arriva al web server la vostra richiesta, verrà incapsulata e verrà mandata a Tableau Server. Tableau Server identificherà il vostro username, darà l'ok e il web server manderà un ticket. Entrò un po' più nello specifico, ma questo ticket è valido per 3 ore. Quindi se ci sono problemi col vostro portale e tutto, questo ticket durerà 3 ore. Una volta che il ticket arriverà al vostro client web browser, il vostro portale si comunicherà grazie a quel ticket direttamente a Tableau Server. Il Tableau Server comunicherà direttamente col vostro portale, senza passare con il secondo nodo, che è quello del web server. Questo ovviamente riduce i tempi di attesa e ci sarà una maggior comunicazione tra Tableau Server e client web browser. Passando alle REST API, si differenziano dalle JavaScript API perché sono tutte quei componenti che permettono, grazie al protocollo HTTP, di comunicare con il vostro server di Tableau. Quindi, se prima le JavaScript API comunicavano fra visualizzazione e il vostro codice, adesso invece le REST API, sempre grazie al protocollo HTTP, vi permettono di comunicare col vostro Tableau server. Questo comporta che potete scaricare direttamente le informazioni sui progetti, sulle dashboard, sul numero di visualizzazioni e sulle relative autorizzazioni degli user. Diciamo che è un po' un approccio un po' più analitico del Tableau server. Qui vi lascio un altro link se volete approfondire l'argomento delle REST API. Per arrivare alla definizione, diciamo, prodotta da me di portale. Quindi voi, grazie alle API di JavaScript e le API REST, potete costruire un portale Tableau al 100% personalizzabile, seguendo tutti i punti che vi ho appena elencato. Ora volevo mostrarvi praticamente come embeddare una dashboard, anche se avete visto che è molto semplice e rapido. Allora, partiamo da una dashboard già costruita. Questa è una dashboard che abbiamo sviluppato per un evento che abbiamo fatto noi sull'argomento HR, e per chi non avesse dimestichezza con Tableau, una dashboard si compone da più fogli. Un foglio è composto da misure, calcoli, impostazioni. Una volta che, diciamo, assemblo tutti i fogli in un'unica dashboard, tutti i fogli sono interattivi fra di voi. E come vedete, in pochi clic ho ottenuto le informazioni che desidero direttamente sulla dashboard. Ok, una volta che la nostra dashboard è finita, è pronta a essere pubblicata, la pubblico sul server, quindi abbiamo detto Tableau Server pubblico online, faccio public workbook e me la ritrovo sul mio workbook. Io ora l'ho pubblicata per comodità. Una volta che entro sul Tableau Server avrò la stessa identica cosa che avevo su desktop. Quindi si passa dalla fase di progettazione e sviluppo alla fase di utilizzo. E perché quindi ho bisogno del Tableau Embedding? Beh, come vi ho detto prima, perché comunque Tableau Server è un ambiente molto statico. È una suite data da Tableau per visualizzare i vostri contenuti. Per esempio, io non posso aumentare e diminuire i quadrati, non posso aumentare e diminuire la distanza, non posso intervenire sulla parte grafica. Posso mettere il mio logo in alto a sinistra, ma se voglio spingermi un po' più in là, non posso, Tableau non me lo permette. E quindi, tornando al fulcro del webinar, andrò in alto a destra, condividi, copia codice di incorporamento, andrò sul mio editor di testo, sul mio linguaggio dove gira il software, il portale, e copierò lo script. Ora ve l'ho già copiato, perché se io faccio Ctrl V, che è la pagina in cui la pagina di interesse, me lo copio tutto su un'unica riga. Io, per rendere la cosa molto più leggibile, l'ho già indentato e separato, però come vedete si tratta solamente di dare degli invio, degli a capo, per avere il codice che abbiamo sopra.
Ora lo cancello perché sennò lanciando non mi funziona la pagina. Una volta che sono qui, come vedete, sono in locale. Se apro la pagina web che si riferisce a quel codice, avrò la mia dashboard che si sta collegando a Tableau Server, ok? E come vedete è completamente utilizzabile, è completamente utilizzabile come su Tableau Server e interattiva. Ok, e quindi ho voluto inserire una piccola personalizzazione del nostro logo aziendale e in più ho scritto sulla tab in alto webinar del 20 aprile. Come vedete, sono tutte cose che ho aggiunto io dopo. Quindi è partita, diciamo, la parte di personalizzazione della dashboard. In più ho aggiunto l'immagine, dove in questo momento ho logo sito, ed è questo logo qui. Se volessi cambiare il logo, basterebbe. Ora ovviamente sono delle immagini che ho dentro la folder destinazione. Il logo è cambiato. Quindi è personalizzabile ovviamente al 100%. Un ultimo punto, ma non importante, è quello della sicurezza. Vi ho detto che ovviamente devo fare l'accesso per accedere ai miei dati e come vedete ora sono in incognito, quindi non sta rilevando la mia utenza che ho di là in Tableau Server, ma se io accedo, quindi prendo il link o magari qualcuno viene a conoscenza del link e prova ad accederci, ovviamente non potrà accedere perché gli chiederà l'autenticazione Tableau. Se invece la dashboard è embeddata in un portale dove c'è già un'autenticazione per sé, questa parte non verrà visualizzata. E con questo punto, ultimo ma non meno importante, diciamo che il webinar finisce qui e se avete domande sono a vostra disposizione.